Oggi abbiamo questi camerieri e questi servi che non dicono una parola come la donna cristiana e madre Giorgia Meloni su un massacro di quasi 20.000 bambini palestinesi resi poltiglia dalle bombe israeliane. Neanche possono celebrare i funerali, per i musulmani sono così importanti anche per noi cristiani, neanche si riescono a celebrare i funerali. Qualche giorno fa ho visto un funerale di una bambina morta, ammazzata, la madre ha sotterrato la scarpa con un piede dentro. E tutti coloro che come noi, e vi invito a seguire determinate pagine, vedono determinate immagini, non dormono la notte e hanno in testa le immagini di questi bambini come i figli miei, fatti a pezzi, massacrati deliberatamente, come quella bambina crivellata mentre parlava al telefono con la mamma e chiedeva aiuto dentro una macchina, come quei due bambini che sembravano vivi su un terrazzo, uno aveva un occhio di fuori e l'altro un pezzo di cervello che usciva. Come un bambino che ho visto recentemente, sembrava lui sopravvissuto a un bombardamento perché a differenza di altri non era ricoperto di polvere e detriti, aveva la faccia quasi sorridente ma dietro non aveva la testa. O come quel padre che ha visto morire i suoi due gemellini mentre andava a registrarli all'anagrafe, anzi a un ufficio trasformati in anagrafe, perché una delle prime cose che hanno fatto i terroristi israeliani a Gaza dopo il 7 ottobre è stato bombardare l'anagrafe per cancellare addirittura la memoria dei palestinesi. E mentre era lì a registrare i due gemellini, i terroristi israeliani hanno colpito deliberatamente l'ultimo piano del palazzo dove la mamma allattava i due gemellini, uccidendo i due bambini e la mamma. Queste storie quanto sono state diffuse? Se fossero stati ebrei quei due bambini e non palestinesi, quanto avremmo ascoltato approfondimenti? Questa è la realtà. Fa di me un antisemita dire questo? È la realtà. I morti non sono tutti uguali. I morti israeliani valgono tanto, i morti palestinesi sono bestie, animali, non vengono neanche numeri. Qualche volta quando se lo ricordano dicono 40.000 morti, 42.000 morti, numeri! Abituati a una società che ci dà soltanto numeri sul PIL, sull'occupazione, la disoccupazione, eccetera, neanche ci rendiamo conto della realtà. Pubblicassero le immagini, il telegiornale italiano, quello pagato con i soldi dei cittadini, l'inguardabile TG1, pubblicasse determinate immagini. Se pubblicasse davvero determinate immagini, cosa accadrebbe alla pubblica opinione?